che i deputati 5 Stelle definiscono linea antispreco non piace alle altre famiglie politiche europee. L'Europarlamento ha bocciato gli emendamenti presentati dal Movimento circa la riduzione del budget, approvando per il bilancio del 2016 un aumento dell'1,6%. Il Parlamento europeo costa come un vecchio SUV, ha annunciato Beppe Grillo dal suo blog, commentando una per una tutte le voci sfuggite alla spending review. I 751 deputati, oltre a contare su un aumento di stipendio di oltre 1.000 euro annui, avranno a disposizione per le spese di assistentato 1.500 euro al mese in più. Le assunzioni previste di 25 funzionari per il potenziamento della DG Safe e di 20 nuovi assunti nelle segreterie delle diverse commissioni parlamentari comporteranno il conseguente aumento delle spese di mobilio per circa 4 milioni di euro. Tutti sprechi evitabili, secondo gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, che oltre a restituire, come d'abitudine, parte del loro stipendio, rinunceranno al fondo multimilionario per la creazione di fondazioni europee.